nasce da una scommessa che ho fatto 2 anni fa con uno dei miei più cari amici, è successo perché stavamo parlando e lui ad un certo punto mi dice: oggi fai poco la faccia da sexy. Sai quando manca un po' l'aria? Ecco, sì. Così. E quel giorno ho chiesto a questo mio amico di chiamarmi Cixi, come se io mi chiamassi così, come se io fossi Cixi Bosio, invece che Eleonora Bosio. E dicendogli: facciamo così, se oggi qualcuno mi chiede che cosa vuol dire, inizio a chiamarmi Cixi. E me lo chiesero tantissime persone. E così Cixi fu. Come ti chiami Cixi? Niente, sembrava pensavo che fosse vero per sempre. Qualcosa di strano, a 16 anni entrare in un mondo così è qualcosa di strano, però è essere la più giovane tra i concorrenti di X Factor 2012 è stato qualcosa di bellissimo, perché sono cresciuta, le persone come Dani, un po' tutti i concorrenti di X Factor mi hanno lasciato mano a crescere. Io che faccio il ranocchio. E beh, poi diventi un principe. Con la ragione, solo un po' di normalità. Via di fuga per l'anima, mentre tutto cade giù, io provo a stare su. Sai che senza te durante la permanenza di X Factor noi siamo all'oscuro di tutto, perché non abbiamo alcun tipo di contatto né con internet né con televisione né con pubblico, tanto meno. E da una parte questo è meglio, nel senso che magari quando sei là dentro non essere condizionato dal giudizio esterno aiuta molto, perché te la vivi molto più seriamente e o comunque rimani concentrato. Dall'altra parte magari a volte avevamo voglia di sapere che cosa succedesse. Sì, i social soprattutto. Però vabbè, poi è bello anche. Però è stata una grande protezione, devo dire. Sì. Io mi mago il cellulare, facevo finta di avere un cellulare a volte, cioè, inviavo i messaggi da niente. E lui li riceveva. Ti è arrivato un messaggio. No, però ogni tanto veramente scherzavamo. Dani, ti è arrivato? Dani. Tipo che mentre stavamo nel loft dicevo: oh, ma ti sta vibrando il cellulare? Daniele? Invece non c'era. Bene, ti sto chiamando, Daniele. Rispondi. E okay, basta. Anche se davanti a te senza di me non c'è niente. Io non so più. Avere davanti Robbie Williams che ti guarda e ti ascolta con le cuffie al posto dei giudici era una cosa della serie: oddio, sta succedendo veramente? Quando è andato via mi ha fermato e mi ha detto: you have a fantastic voice, you have a wonderful voice. E quindi, cioè, per me è stato... Non so, non riesco nemmeno a spiegarlo, perché è stato fortissimo. Cioè, Robbie Williams. Tutto il mondo m'avanti anche se davanti a te senza di voi non c'è niente. Io voglio un giorno. Grazie!